La mia azienda si occupa di alimentazione e ricerca nell'ambito ristorativo con il fine di creare nuovi concetti che siano in grado di dare una risposta ad un mercato moderno che la ristorazione tradizionale non è più in grado di dare. L'obiettivo principale dell'azienda è quello di rendere accessibili a tutti prodotti unici e di alta qualità. Siamo interessati alla materia prima, al territorio e allo sviluppo di tutto ciò che già esiste. 10 anni fa sono partito con l'idea di creare un qualcosa di nuovo, senza avere obiettivi ovviamente di aperture o ristorativi. Sono partito con un concetto che è il Fishing Lab e dopo poco tempo abbiamo iniziato a studiare un nuovo format che è il Foodie Farm, che riguarda tutto ciò che è la materia prima toscana. Successivamente è venuto fuori ovviamente Steak Home per un'esigenza di mercato secondo me, e quindi è ovvio che tutta questa evoluzione in così pochi anni non poteva essere prefissata, è avvenuta di conseguenza alla passione e alla ricerca che noi ci mettiamo e ad un'esigenza vera, reale che abbiamo di innovazione. Innovazione intesa per l'appunto come creare un miglioramento, creare un benessere in più anche dal punto di vista per l'appunto sociale, con tutti coloro che hanno intolleranze, celiachia o anche solo chi è in questo momento a dieta si trova in difficoltà spesso in un ristorante. Noi cerchiamo di mettere a loro agio tutte queste persone. Per quanto ci riguarda, questo è il futuro. Nel momento in cui vediamo le reazioni che ci eravamo immaginati e il cliente che rimane soddisfatto da ciò che noi avevamo pensato, quello è senza dubbio il momento più bello. Sinceramente credo che nel mio profondo non ci sia l'esigenza di arrivare da qualche parte, anzi spero proprio di non arrivare, nel senso che tutto ciò mi permette di continuare ad essere curioso, a fare ricerca e a rendere la mia vita appassionata così com'è. La crescita è miglioramento e evoluzione. Tutto ciò si realizza solo ed esclusivamente con i talenti che ho al mio fianco e che mi permettono per l'appunto di fare ricerca e studio ed arrivare in fondo alla realizzazione di questi nuovi concetti.